rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Fasobo. Sono qui oggi a parlarvi della realtà diversa. Quello che non vi hanno detto e che non vi diranno mai è che la realtà è diversa da come è stata raccontata. Le energie inspiegabili si intrecciano tra di loro, emanando vibrazioni positive e negative. Troppe cose non dette per tenerci all'oscuro delle loro mosse. Una massoneria segreta controlla i governi di tutto il mondo. Tutto quello che ci circonda è ciò che vogliono farci credere. La superficie delle cose, tutto è stato messo lì per un motivo, il controllo delle masse, il potere sul mondo. Senza neanche accorgercene, ci stanno schiavizzando, stanno decidendo per le nostre vite e noi siamo solo degli spettatori talvolta inconsapevoli di tutto questo. Risvegliamoci dal nostro torpore e non continuiamo a permettere a persone senza scrupoli di gestire le nostre vite. Guardiamo oltre la coltre di nebbia e cerchiamo la verità. Tutto quello che ci è stato raccontato è falso. Niente è come sembra, anche la storia è diversa. Loro ci hanno fatto passare per eroi dei criminali e fatto credere che certe persone erano cattive, erano il danno della società, quando invece era il contrario. Non credete mai a quello che vi dicono i mass media. Cercate sempre la verità delle notizie per conto vostro. Informatevi. Quando l'essere umano si risveglierà dal suo controllo e riprenderà il dominio della sua vita, sarà finalmente libero. Una mente e un corpo risvegliati sono difficilmente controllabili. Un saluto da tutti e a tutti, dal decifratore. Ora vi parlerò della forza della mente. La psicocinesi, derivante dal greco psiche, ovvero mente, e kinesis, cioè movimento, quindi letteralmente muovere con la mente. Nota anche come telecinesi. È quel fenomeno paranormale per cui un essere vivente sarebbe in grado di agire sull'ambiente che lo circonda, manipolando oggetti inanimati attraverso mezzi fisici invisibili e secondo modalità sconosciute alla scienza. La modalità più intuitiva per definire la psicocinesi è la capacità di spostare gli oggetti con il pensiero. È un fenomeno per il quale non disponiamo di una spiegazione chiara in base alle conoscenze scientifiche di oggi, ma che è stato verificato da diversi testimoni di ogni epoca e constatato nel corso degli ultimi anni nei laboratori di investigazione parapsicologica. Oggetti che si muovono senza una causa apparente o visibile, rumori o voci e altri fenomeni comuni ai luoghi incantati o infestati potrebbero essere spiegati dai poteri di alcune menti particolarmente dotate. L'essere umano sfrutta soltanto il 7% del proprio potenziale. Alcune persone sono in grado di fare cose che per molti risultano impossibili. Sono capaci di sfruttare un potenziale mentale superiore agli altri, e questo dà luogo a capacità definite paranormali che sono insite in ognuno di noi dalla nascita. Persone capaci di fare intervenire la mente sulla materia sembrano essere sempre esistite. Alcune di loro si sono sottoposte volontariamente a tutti gli esperimenti che gli scienziati hanno richiesto e hanno dimostrato esaurientemente che l'azione della mente sulla materia è possibile. Del resto, troppo spesso, condizionati dalla cultura positivistica in cui viviamo, riteniamo validi e accettabili solo le capacità e le percezioni che passano attraverso i nostri 5 sensi tradizionali. Ma la nostra persona, come affermano antiche dottrine orientali e alcune sette esoteriche, può disporre di altri sensi e di altre facoltà. Numerose testimonianze di persone che hanno assistito a fenomeni telecinesi, compresi scienziati, hanno ritenuto questo possibile.
Noi siamo composti di energia e siamo produttori di elettricità. Questa nostra peculiarità nelle mani di chi sa sfruttarla permette di spostare gli oggetti con la forza della mente. Questa energia, che secondo le tradizioni la possiamo chiamare Ruah in ebraico, soffio di vita, o Ki, energia vitale, o Ki, scritto CHI per i giapponesi, sempre energia vitale, o Prana, sempre energia vitale, come la chiamiamo lo chiamiamo, è un'energia che si trova nell'universo e che alcune persone sono in grado di gestire attraverso la loro mente e di utilizzare per fare le cose più impensabili, come appunto spostare gli oggetti con la forza della mente, la telecinesi. Un giorno sarà possibile a tutti, grazie alla scienza, di accedere a queste capacità, come in passato hanno già fatto spontaneamente persone come Gustavo Roll e Nina Kulagina. In seguito a quanto detto, riporto sotto i link del video della Kulagina, che potete trovare agevolmente su YouTube, mentre sposta gli oggetti con la forza del pensiero. Dopo questa breve parentesi, mando un forte abbraccio a tutti gli amici di Radio Montefeltre TV. Un abbraccio da Giorgio Iachella.